Benvenuti nel quarto episodio della terza stagione della carriera pilota su F1 24. Siamo in Giappone e questa è la classifica. Primo posto per Max Verstappen, secondo posto per noi a quota 51 e poi c'è anche Alonso e Leclerc 46 e 43. È un mondiale veramente molto combattuto, ma ovviamente siamo solo all'inizio. Per quanto riguarda invece la gara di oggi, sono molto preoccupato non per il circuito, perché storicamente siamo sempre andati discretamente bene su questa pista. Sono preoccupato per le condizioni meteorologiche. Guardate in basso a destra, 19 giri di gara sotto il diluvio universale. Sapete benissimo che sotto la pioggia noi facciamo veramente tanta fatica. Sarà fondamentale quindi fare una grande qualifica. Prima di iniziare però mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa carriera e vi ricordo che uscirà sul canale questa serie un giorno sì e un giorno no, sempre alle ore 14:30. Detto questo, io direi di non perdere tempo, di andare subito con il primo giro delle qualifiche. Primo giro completato, anzi lo stiamo completando proprio in questo istante. Penso di aver fatto un buon giro. Settimi? In che senso? Ultimi, un secondo e sei dal primo. No, allora, c'è qualcosa che non va, perché mi sembra di aver fatto un buon giro. Mi sono migliorato di quasi un secondo, ho fatto nettamente meglio rispetto a prima e siamo saliti al quinto posto. Superiamo il taglio, ma guardate il tempo di Alonso, è letteralmente incredibile. Primo giro della Q2 terminato, siamo sesti. Prevedo un weekend veramente molto complicato, anche perché guardate le gomme, le abbiamo finite. Per la Q3 ci resta solo questa gomma, non ce l'abbiamo poi per la gara, ma chi se ne frega, perché tanto utilizzeremo le gomme da bagnato. Però abbiamo un solo tentativo in Q3 se superiamo questo taglio. Non so come sia possibile, ma non mi sto migliorando, e anche di tanto. Non mi sembra sinceramente di aver fatto degli errori particolari. Non ci siamo migliorati di un decimo e mezzo, il che vuol dire che terminiamo al nono posto. Non ho tempo per riprovarci, ma soprattutto non ho neanche gomme. Vediamo il taglio. Decimi, un millesimo, guardate, un millesimo su Yuki. Non ci credo. Ma come ho fatto a non migliorarmi con la gomma nuova? Un solo tentativo. Ragazzi, io direi di non fare neanche il giro con gomma usata, perché guardate qui, perdo 4 decimi rispetto al giro con gomma nuova. Quindi che senso ha fare il giro? Giusto per mettere il tempo. Preferisco farne solo uno buono quando mancano 3 minuti alla fine, tipo. Si parte, inizia il giro, ragazzi. Vediamo che cosa riusciamo a tirare fuori. Giro terminato, non ho fatto un giro straordinario, ma neanche un giro orribile, sinceramente, eh. Un giro secondo me abbastanza sufficiente e siamo noni. Mamma mia, che vomito! Sono arrivato scarico di Hertz nel tratto finale, ma è stata una cosa voluta, perché nel tratto finale noi facciamo sempre bene, meglio rispetto agli altri. Perché c'è quella curva dove loro alzano il piede e io invece no, e quindi recupero qualcosina. Per questo motivo, sapendo che il punto debole era il secondo settore e la parte finale del primo, ho scaricato l'erso tutte in quelle zone lì per cercare di recuperare qualcosa. Comunque 7 decimi, ragazzi, 7 decimi da Max Verstappen, che incredibilmente ha fatto fatica per tutto il weekend insieme a noi, poi boom, primo posto. Mamma mia, noni, ragazzi, peggior qualifica da quando siamo con
la Red Bull. Niente, ci assumiamo tutte le responsabilità. Tutto pronto, signori! Siamo qui in Giappone sotto il diluvio universale. Voglio vedere subito la strategia perché, mamma mia, come si fa, ragazzi, a correre in queste condizioni? Allora, vediamo un attimo la strategia perché è full wet, full wet, full wet, con sosta. Allora, se non smette di piovere nella parte finale della gara, e in teoria secondo le previsioni non dovrebbe smettere di piovere, c'è una possibilità di fare un undercut veramente veramente importante. Infatti possiamo accorciare addirittura con un 6-13. Secondo il gioco perdiamo 2 secondi, ma voi vi dovete fidare di me, non sarà così, recuperiamo. L'unico problema potrebbero essere eventuali safety car o bandiere rosse, che potrebbero ovviamente cambiare tutto. Però partiamo comunque noni, senza DRS, senza niente. Sarà difficile recuperare. Ci giochiamo il jolly della strategia. Parte, finalmente, semaforo rosso. Siamo ottavi, 11.000 RPM, qualcuno si è preso penalità. E si parte, ragazzi, si parte. Sempre buona la partenza, vediamo se riesco ad avere il guizzo e mettermi a sinistra. Guizzo per andare a sinistra, così faccio la curva larga. Ok, molto bene, c'era forse qualcuno prima. Attenzione, attenzione, larga qui, piano. Vediamo se riesco a stringere e a prendermi la posizione anche su Perez. Rischio di perdere, però qui in uscita devo stare attento, devo fare un lavoro di piedi incredibile. Ok, piano, buona partenza. Due posizioni recuperate, buona partenza di GM7. Mamma mia, ragazzi, volevo andare a sinistra. Questa è in quarta, però adesso però devo stare concentrato, Adesso devo stare concentrato. Ho fatto due curve, entrambe larghe, porca di quella miseria. Piano, questa è tutta in quarta. Ok, accelero piano qui, ok. Piastri con la Racing Bulls potrebbe essere fattibile, potrebbe essere prendibile. Attenzione qui, ancora largo GM7, devo abituarmi. Perdo la posizione su Perez. Porca di quella miseria. Non è facile, ragazzi, non è facile, perché ho corso praticamente tutto il tempo con l'asciutto e adesso devo un attimo ritrovare il ritmo, trovare il ritmo con gomma, gomma full wet. Mamma mia, anche in uscita dalle curve. Non posso accelerare, ragazzi, non posso accelerare perché se accelero perdo la macchina. Devo fare un lavoro di piede, ma soprattutto devo stare attento nei primi giri. Sono quelli più difficili, poi in teoria la pista dovrebbe asciugarsi. E quindi in teoria poi dovremmo avere anche Perez. Balla, guardate, avete visto Perez? La stava perdendo, avete visto? Dai, almeno non mi sento l'unico. Almeno anche loro hanno difficoltà. Devo capire questo pezzo però, perché loro qui alzano il piede. Devo se io riesco a farlo. No, ok, devo alzarlo anche io. Ma qualcosa recupero, Attenzione perché tiro la staccata e mi prendo la posizione con un grandissimo sorpasso. Bisogna sfruttare quel pezzo lì, perché avete visto che già, cioè, ne ho parlato prima in qualifica, no? Ve l'ho detto prima quando ho finito il giro della Q3. Piano qui, piano. Attenzione perché ci prova Perez, qui io scarico tutto l'ERS. Lì, in quel pezzo del terzo settore, recuperavo già con l'asciutto. Adesso sembra che con il bagnato recupero ancora di più. E questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Ok, siamo sesti, ragazzi, siamo sesti in questo momento. Non so quello che sta accadendo davanti, sinceramente non mi interessa, non riesco a vedere la mappa in questo momento, sono troppo concentrato. So solo che Piastri con la Racing Bulls si può prendere, anche se la Racing Bulls su questo gioco è la terza forza, incredibilmente. Noi siamo la seconda, l'Aston la prima. Però si può prendere, secondo me, Piastri, se riusciamo ad ingranare, se la pista poi diventa un attimo più percorribile, più se diventa un tutto un po' più guidabile, riusciamo secondo me a prenderci quella posizione. E poi abbiamo anche la possibilità di giocare con l'undercut. Ragazzi, questa gara si può salvare. Si può salvare questa gara con una super partenza. Abbiamo preso già 2 posizioni. Un'altra posizione presa per colpa di qualcuno che si è preso penalità. Spero che non sia Verstappen, ovviamente, visto che partiva primo. Piano. Non ho visto che ha fatto. Mamma mia! Queste cose non le devo fare. Queste cose non le devo fare, ragazzi. Vediamo se ho fatto un giallo nel secondo settore, forse sì, forse no, non lo so. Piano. Questa è in terza. Non riesco però ad accelerare come voglio, cavolo, attivo subito l'ERS qui, scaricata di ERS. 1.7 Piastri, per fortuna che non c'è il DRS, ragazzi. Per fortuna che non c'è il DRS, così almeno riusciamo a difenderci, perché diciamo che se non faccio errori particolari, no, qui non la posso fare in full però. Non la posso fare in full qui. Super track limits di GM7. Non la posso fare in full. Devo alzare un po' il piede. Non come loro. Giro veloce per Max Verstappen. Eccolo qui. Bravo. Dai che sei primo. Ok, adesso ho visto la mappa. È primo Max. Bravo Max. Bravo. Cioè, in realtà per il mondiale piloti, cioè, in realtà non dovevamo tifare per Max. Però per la classifica costruttori, se noi comunque non riusciamo a fare tantissimi punti, Max si porta a casa il primo posto. Pole position. Giro veloce. Quindi un punto in più anche.
è sicuramente una cosa molto 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 positiva per il team. Ma GG a Max che riesce a correre in queste condizioni, ragazzi. C'è poco da fare, c'è poco da fare. Piano, 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 piano. Io sono convinto che con l'asciutto avremmo avuto più velocità di questi. Perché non riesco a spingere, io sento di averne molto di più, ragazzi. Sento di averne molto di più. Giallo nel primo settore, lo so. Non l'ho fatto bene. Non l'ho fatto bene. 1,5 piastre, 1,5. Siamo già al terzo giro, ragazzi. Al sesto ci fermiamo, eh. Al sesto ci fermiamo. E proviamo un super undercut. Loro non sono lontanissimi. Largo qui, largo. Devo stare attento, soprattutto in quest'uscita. Magari metto una marcia in più, ok. Me l'avete consigliato voi nei commenti. In queste curve difficili, magari provare a mettere una marcia in più. Così, anche se accelero pesante, la macchina non la perdo, perché la macchina fa fatica comunque a prendere velocità, essendo in terza marcia ed essendo comunque a velocità bassa, no? Piano qui, anche qui, ragazzi. Anche qui in uscita devo stare molto attento. Ok. Buono. 1,6, ragazzi, 1,6 da piastri. Poi c'è Alonso a 3 secondi. Non so, a parte Verstappen che sta dominando, poi gli altri non sono lontanissimi, eh. Cioè, quindi con un buon undercut, piano qui devo alzare un po' il piede. Ok, buono. Poi attivo subito l'ERS qui, lo scarico tutto per recuperare qualcosina prima della curva. Bene, devo sfruttare questo pezzo, ragazzi. Occhio al fucsia nel terzo settore. Per me ho fatto fucsia. Per me ho fatto giro veloce per Verstappen ancora. Bravo. Per me ho fatto fucsia. Oddio, cosa ho aperto qua? Ho aperto il menu. Fucsia nel terzo settore, lo sapevo. Ho aperto il menu, porca miseria. Ho aperto il menu. Non so se lo vedete. Come cavolo si chiude? Sto schifo di menu. Ok, l'ho chiuso. Super fucsia nel terzo settore. Ma solo perché, ragazzi, riusciamo a sfruttare quel pezzo dove loro ovviamente non scaricano tutta la batteria, perché il computer non fa come noi. Il computer si divide la batteria in modo eco durante il giro. Noi invece sappiamo che lì possiamo recuperare, sappiamo che lì possiamo dire la nostra, possiamo fare la differenza. E quindi enfatizziamo il pezzo dove andiamo forte, scaricando anche l'ERS. E quindi piano con l'acceleratore, piano. Ho perso qualcosa, ho paura di perdere lì. Il primo settore è quello più difficile. Con tutte queste curve però ho fatto un verde. Non mi sembra di averlo fatto in maniera incredibile. Il primo settore è quello più difficile, anche con l'asciutto il primo settore è quello più difficile. L'ho persa anche nelle prove libere, non stavo registrando, ma nelle prove libere lì l'ho persa, perché devi stare veramente attento. 1-1, ragazzi, eh? 1-1 piastri, 1-1. Metto la terza qui, questa qui devo farla in terza. Devo farla in terza per forza, quella, per avere più attenzione qui, però non posso attivare l'ERS in uscita da qui, altrimenti la perdo. Ok. La situazione non è ideale. La situazione? Non c'è ancora motivo, okay, di cambiare le gomme. Non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Ok, però, porca miseria, io quando mi distrago un secondo, porca miseria, vado a muro. Un secondo, stavo sentendo che cosa mi diceva quello. Non è ancora il momento di cambiare le gomme. Ma siamo sicuri? Perché io voglio fare l'undercut, ragazzi, eh. Cioè, io, Fuchs nel secondo settore, nonostante l'errorino, la pista si sta asciugando, ragazzi, eh. La pista si sta asciugando, cavolo. Attenzione, piano. Cioè, asciugando no, perché sta ancora piovendo. Però la pista sta diventando più guidabile, eh. Giro veloce ancora per Max Verstappen, giusto così. Anche perché ci stiamo tirando dietro Perez. Quindi non siamo noi che stiamo andando forti. C'è anche Perez, attenzione al giro veloce di GM7. Che non lo fa. Ci stiamo tirando dietro anche Perez. Quindi vuol dire che non siamo noi che stiamo iperperformando. Ma è la pista che sta diventando più guidabile. E quindi tutti i piloti stanno andando più veloci. Perez è dietro, anche Stroll è dietro, eh. Forse Perez ha anche più ritmo di noi, in realtà, eh. Forse a tratti sì. E Piastri non ha il ritmo di Alonso. Alonso in difficoltà è a sommarti in miglior macchina in griglia. Alonso in difficoltà. Piastri potrebbe essere fattibile, eh. Però non ce l'ho, ragazzi, non ce l'ho. Cioè, non riesco ad avvicinarmi proprio, non ce la faccio. 1,3 adesso, 1,3 di nuovo. Cioè, penso verde nel primo settore, piano. Qui devo andare un po' sul cordolo, ma senza esagerare. Questa qui in terza, piano, ok. Devo, cioè, mi avvicino un pochettino a Piastri. Secondo me 3-4 giri lo prendo, piano. Perché recupero qualcosina in ogni giro. Ma è un recupero veramente lento, un recupero in terza questa qui. Piano col piedino. Ok, modalità sorpasso, ho capito un attimo. Che adesso la devo attivare che perdo la macchina. Ah, mamma mia. Perez attaccato. Adesso forse questo qui doveva essere l'ultimo giro. Siamo al quinto giro, sì, dovrebbe essere l'ultimo giro questo con queste gomme. Ragazzi, sinceramente non lo so adesso, perché comunque stiamo facendo giri veloci su giri veloci. Però, cavolo, se avessimo una gomma nuova adesso potremmo davvero fare dei super giri clamorosi. Non lo so, ragazzi, occhio al piede, ok, lo alzo un pochettino. Attivo subito l'ERS qui, anche come ho fatto prima per recuperare. Devo stare attento però a non andare largo qui. Ok, devo frenare magari un po' prima.
Bella, 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 giro veloce ancora per Max che sta letteralmente volando. Anche io ho fatto un super terzo settore, Non penso di aver fatto il giro veloce, ma il terzo settore è sempre mio, ragazzi. Fucsia! Fucsia, terzo settore per GM7. Fucsia, fucsia, fucsia. Ragazzi, io mi devo fermare, devo provare l'undercut. Perché non ho niente da perdere. Cioè, in realtà io penso che più di un quinto posto non si può prendere. Cioè, Piastri ce l'ho. Piastri ce l'ho, Piastri è qua. Non sarà adesso, magari tra due giri, tra tre giri, non lo so. Ma Piastri ce l'ho. Però arrivare sesto, arrivare quinto, che cavolo mi cambia? Io tento la strategia, ragazzi. Io tento la strategia perché loro si fermeranno in teoria. Dovrebbero fermarsi per forza. Quindi, cioè, non lo so, ragazzi, non lo so. Non ne ho idea, però io non ho niente da perdere. Vedi, nel primo settore perdo comunque qualcosina, perdo nel primo settore. Infatti ho fatto un giallo adesso. No, ragazzi, mi fermo, raga, mi fermo. Così faccio un po' di giri anche in modalità cannibale. Cerco di correre da solo anche perché c'è Perez dietro che mi pressa. Al minimo errore so che perdo la macchina e che Perez mi passa. Poi voglio cercare di recuperare. Piano qui, terza, ok. Cerco, ancora qui, però che rischio di perderla. Ah, mamma mia. Cerco, vedete qua, ho perso qualcosa. Ok, va bene, saranno bagnate ancora per molto. Va bene, va benissimo, non c'è problema. Terza così, occhio piano, ok. Box, ragazzi, box, ho deciso, box. Potrei avere il sorpasso su Piastri, come ho detto prima. Piastri è strafattibile. È strafattibile alla quinta posizione. Ma guardate Alonso, Ok, piano. Guardate Alonso quanto ci sta prendendo. Cioè, guardate Alonso quanto sta allungando. Quindi Piastri potrei avercelo, ma di sicuro non ho i tempi di Alonso. E quindi giro veloce ancora per Max. E quindi, ragazzi, io entro. Piano qui, piano. Box adesso. Buon primo stint, raga, sono contento, Sono contento, praticamente a livello di pista non siamo riusciti a fare neanche un sorpasso. Abbiamo fatto due sorpassi all'inizio e basta. Non perdete tempo, ok, 2.5. Bravissimi. Spero di non finire nel traffico. Non credo, ragazzi, non credo di beccarmi il traffico. Stanno passando tutti adesso. C'è Wayu Joe, c'è Besti, c'è Hulkenberg. Non vedo Berman, ma stanno allungando, quindi avrò almeno 3-4 giri con la strada libera. Ok, modalità cannibale, ragazzi. Non ho fatto neanche un taglio, modalità cannibale. Vi aggiorno se magari vengono fuori dei fucsia. Guardate come mi danno la macchina. Porca miseria. Allora, vi aggiorno se ci sono delle novità. In teoria dovremmo fare un giro veloce. In teoria Verstappen continua a fare il giro veloce, ragazzi, È incredibile. Guardate la mappa. Sta letteralmente dominando questa gara. Sta facendo il giro veloce con le gomme usate di 8 giri. Io ho fatto un verde nel primo settore, fucsia nel secondo. No. Bandiera, non t'azzardare. Bandiera verde, non t'azzardare. Non t'azzardare. Terzo settore, qualcuno è finito a muro, ragazzi, non so chi sia. Piano, Stroll è fuori dalla sessione. Stroll era avanti a noi? No. Questo non me lo meritavo. Stroll, maledetto. Dai, Stroll come la tifi. Stava funzionando l'undercut. Avevo fatto un verde nel primo settore, un fucsia nel secondo settore. Era fucsia anche nel terzo, quindi avevo fatto il giro veloce. Stavo recuperando su tutti. Non ci credo, ragazzi. Intermedie adesso. Ragazzi, mamma mia, colpa di Stroll, porca vacca, Stroll, mamma mia, non ci voleva. Vabbè, si parte ultimi, raga, ultimi. Ma dai, ma non è possibile, ragazzi. 19esimi, mamma mia. Ma meglio che non dico niente, ragazzi. Almeno, oh, buona partenza però, adesso ho molto più ritmo, ragazzi, Ho molto più ritmo con gomma intermedia, ho molto più ritmo. Abbiamo pagato tantissimo il fatto di correre con le full wet. Piano, devo stare attento a non fare incidenti qui, Piano, che la partenza è quella più complicata. Piano, adesso diventa molto più guidabile il tutto. Piano qui, chi è questo? È Besti. Besti, abbassa la cresta. Porca miseria, che è davanti GM7. Tu sei appena arrivato, sei un rookie. Sei, porca di quella miseria. Devi un attimo calmarti. Ho recuperato una posizione su chi? Su Magnussen, ok, va bene. Ragazzi, questi li ho. Adesso è molto più guidabile. Adesso posso uscire dalle curve in maniera buona. Piano. Devo solo stare attento a non prendere la macchina davanti. Loro mi frenano davanti, soprattutto qui. Attenzione, accadono cose. Mamma mia, meno male che non ho danneggiato la macchina. Però non è possibile, ragazzi. Avvertimento collisione con bestie. Lo so, però mi frenano davanti. Porca miseria, ragazzi, Cioè, con tutto il rispetto possibile, con tutta la sensibilità possibile. Ho capito che noi siamo dei nabbi incredibili. Però, Dio mio, in quella curva veramente è qualcosa di assurdo, È successo anche altre volte, piano, sempre qui devo stare attento al cordolo, però
Adesso scarico l'ERS. Scarico l'ERS, raga. Scarico l'ERS. Vediamo se riesco a prendere la posizione su Vesti. Mannaggia Stroll, mannaggia. Se ti vedo nel paddock, se ti vedo in giro, Stroll, mannaggia la miseria. Guarda, meglio che ti nascondi. Meglio che ti nascondi, Stroll. Meglio che ti nascondi, porca di quella miseria. Mamma mia, doppio sorpasso di GM7. Mamma mia. Adesso c'è Berman. Oliver, per favore. Per favore, Berman, sono un tuo fan. Sono un tuo grandissimo fan, Berman. Ti prego, fammi passare. Siamo sedicesimi in questo momento. Ma adesso è tosta, ragazzi. Piano. Io ho molto più ritmo di questi, Ho molto più ritmo di questi, ragazzi. Cioè, siamo praticamente in fondo a tutti. Ho molto più ritmo di questi qui. Attenzione! Però devo anche stare attento a non accelerare come se non ci fosse un domani. Perché rischio di perdere la macchina. È vero che non siamo più in condizioni tremende come prima. Però sta comunque piovendo. E quindi diventa veramente difficile. Nel senso, non è facile, ecco, riuscire ad uscire bene. 1-1 Berman, ragazzi. Perde nel primo settore per GM7. Vabbè, ma è giusto che sia così, ragazzi. Questa qui si fa in terza, ok. Adesso stiamo attenti perché qui loro mi frenano davanti, Cioè, incredibile, guardate quanto frenano. È incredibile, cioè li ho presi. Cioè, è incredibile quanto frenano, Non capisco perché, ma è solo in quella curva. Solo in quella curva che fanno una frenata veramente incredibile. Non capisco, raga. Comunque, vabbè, meglio per noi. Cioè, questa cosa è positiva quando siamo lontani perché ci avviciniamo. È negativa quando siamo attaccati perché devo frenare prima, altrimenti li colpisco. Piano. Mamma mia. Ok, una goccia di sudore nell'occhio. Allora, Berman è qua, ragazzi. Berman è qua alla portata. Potrei tirare la staccata come ho fatto prima. Però devo stare attento, Fuchs nel secondo settore per GM7. Alzo un po' il piede. Ce l'ho. Berman difende. Berman, cosa fai? Ok, va bene. In mezzo alla pista. Giro veloce per Leclerc. Mi sa che Verstappen ha perso la prima posizione. Non ci credo. Ragazzi. Quindi Stroll ha rovinato anche la gara di Verstappen. Incredibile, non ho fatto il giro veloce comunque, con due verdi e un fucsia. Incredibile, ero convinto comunque di essere, vabbè, forse ci sono andato comunque vicino. Adesso c'è, mamma mia, adesso c'è Nico, ragazzi. C'è Nico Hülkenberg. Poi Esteban Ocon, Valtteri Bottas, tutti i piloti che sono più lenti di noi. Il problema è che i sorpassi vanno fatti in pista. È l'unico posto in cui posso fare il sorpasso. È lì nel rettilineo. Quindi posso fare un sorpasso a giro. Manca 4 giri, 5 giri. Quelli che sono. Non ce la faccio, ragazzi. 6 giri. Non ce la fa. Non lo so, raga. Piano. Ok. Questa forse si fa anche in terza. Un po' di erso qui. Ma in realtà posso anche non attivarlo qui perché recupero. Perché loro mi frenano in faccia. Infatti è così. Ma nessuno che fa un bel bloccaggio. Porca di quella miseria. Dai. Porca vacca. Vi ricordo che quando hanno aggiornato il gioco, ogni gara c'era qualcuno che faceva un bloccaggio. E robe del genere. Invece adesso niente. Dobbiamo arrivare alla fine. Piano. A meno che loro non si... Immaginate che se loro si fermano. Mamma mia! Attenzione al cordolo! Il cordolo maledetto. Questo che mi continua a parlare come un pappagallo nelle orecchie. Allora, lì davanti succede qualcosa, però sono molto lontano per tirare la staccata, Alzo il piede, loro frenano. Ocon in difficoltà, ragazzi, Ho la staccata su Ocon. Ed è doppia staccata, incredibile. Doppio sorpasso, è la seconda volta che tiro la staccata. Mamma mia, così. Che staccata brutale, ragazzi. Ci vuole una precisione di frenata. Una precisione. In realtà è tutto culo, ragazzi. Cioè, in realtà non so neanche io come ho fatto a non beccare la macchina davanti. Però, mamma mia. Che filota, ragazzi, GM7. Ora c'è Valtteri Bottas. Vieni qua, Bottas. Ciclista Bottas, che tipo si è qualificato pure ai mondiali. Non lo so che cosa ha fatto. C'ha la moglie che è campionessa mondiale di ciclismo. Porca di quella miseria. Bottas. Madonna. Questo è il primo settore, ragazzi. Il primo settore è quello complicato. Un po' di erso qui, anche se in realtà posso non attivarlo. Piano. Ok, doppia scalata qui in terza. C'è Albon che è troppo lontano. Davanti sono troppo lontani, ragazzi. Il tempo è migliorato, ma ci sono ancora parecchie pozzanghere. Il tempo è migliorato, lo so che è migliorato il tempo, porca di quella miseria. Però la gomma slick ovviamente è impossibile adesso. È impossibile la gomma slick. Mancano 5 giri alla fine. Non ho Albon, ragazzi. Cioè, posso anche sì prendermi la posizione su Bottas, ma...
Gara rovinata da Stroll. Gara rovinata da Stroll. Cioè, in realtà questi sono i rischi di chi fa l'undercut, ragazzi. Questi sono i rischi di chi fa l'undercut. Abbiamo fatto l'undercut, bandiera rossa. Peccato perché mancava poco, Adesso faccio un attimo il sorpasso su Bottas. Attenzione perché Bottas qui. All'occhio perché devo alzare un po' il piede perché lui mi freno in faccia. Ok, adesso lo supero qui. Tiro la staccata con Bottas che va all'esterno. Io vado all'interno, quindi staccata easy. Devo stare attento a non perderla, però ok. Staccata easy e è andata. Ora c'è Albon, ma davanti stanno volando, raga. Anche se riuscissi nel miracolo di prendere Albon i punti, distano 6 secondi. Prendere 6 secondi, credo che sia praticamente impossibile. Ci provano anche dietro, ragazzi, ci provano. Ora ci manca solo che attivano tipo il DRS, adesso che lo supera di tutti. Credo che sia impossibile, 3-4, raga, 3-4. Stavo dicendo, peccato. Peccato per davvero perché mancava poco al pit. Mancava poco al pit degli altri. Non so se avete visto perché ovviamente la bandiera rossa è uscita quasi quando ero in modalità cannibale. Però no, mi sa che l'avete visto perché stavo commentando il giro veloce di Max. Quindi l'avete visto, ero tipo al giro nove, cos'è? Al giro nove, al giro nuovo. Oh, ma che è? Al giro nove. Porca miseria. Al giro nove ero. E guardate quanto ho allungato su Bottas. E il pit nella strategia, quella diciamo quella base, era tipo al giro 9. Quindi era proprio lì. Cioè, loro, metà gruppo si sarebbe fermato dopo un giro. Quindi siamo stati veramente sfortunatissimi, raga. Veramente sfortunatissimi. Non dico che si poteva vincere questa gara, però secondo me il podio era alla portata. Senza quella bandiera rossa e senza l'errore di Stroll. Guardate quanto più ritmo ho rispetto a Bottas e Hülkenberg, incredibile. Senza la bandiera rossa per me si poteva portare a casa un podio, un quarto posto, perché ero sesto, Piastri si superava, sì, un terzo posto era fattibile secondo me. Ragazzi, un terzo posto era oh, il paletto, sorry, il terzo posto era più che fattibile, però purtroppo niente. 2.7 ragazzi, 2.7 da Albon, 2.8 che al giro veloce, niente raga, non lo faccio il giro veloce. Modalità cannibale, anche perché adesso c'è poco da commentare, mancano 3 giri alla fine, devo solo cercare di fare un miracolo incredibile, riuscire a portare a casa un undicesimo posto, che non ci serve a nulla, però serve solo a livello statistiche. Guardate quanto sto dando a Bottas e a Hülkenberg, ragazzi, 6 secondi e 3, ecco perché gli altri stanno volando, perché noi per 3 giri, Fucsia nel secondo settore per GM7, tutto in pieno adesso! Tutto in pieno questa curva, sì! Mamma mia, adesso la pista è quasi asciutta, ragazzi, Occhio al giro veloce, cavolo, l'ho fatta in pieno quella curva, Fucsia nel secondo settore, se non mi dai il giro veloce impazzisco, Se non mi dai il giro veloce impazzisco, Dai, quanto stanno andando forti quelli? 1.38.8, ragazzi, 1.38.8, super giro di GM7, che infiamma il popolo, infiamma la gente, infiamma l'autodromo, porca miseria. Heinz a 3.4, non è impossibile, ragazzi, perché ho il ritmo. Io ho molto più ritmo di questi. 3-2 Sainz. Non è impossibile, raga. Sarebbero 2 punti, con il giro veloce. Ovviamente, però, bisogna arrivare in top 10 per prendere il giro veloce. Piano, 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 piano. Poi Sainz. Ma sono tutti là, ragazzi. Sono tutti lì. Peccato che la gara è finita, però, Guardate lì, sono tutti lì, raga. Sono tutti lì. Peccato che la gara è finita, perché altrimenti li avremmo presi tutti. Li avremmo presi letteralmente tutti. Fino probabilmente al quinto posto, come prima della sosta ai box. Perché quelli lì erano i nostri ritmi, forse anche di più, perché poi la pista è migliorata. Io stavo facendo una fatica immensa a correre in quelle condizioni. Quindi il mio vero ritmo si è visto adesso, il mio vero ritmo. Dai, forza, 2.5 ragazzi, 2.6. Devo superare Albon qui. Anche se lui però alza il piede Albon, alza il piede, io ho rallentato tantissimo, vado all'esterno ragazzi, questa volta all'esterno. E facciamo anche un sorpasso all'esterno, visto che l'ho fatti tutti all'interno. Adesso ci togliamo lo sfizio e ne facciamo uno all'esterno. Ora devo andare forte ragazzi, ora devo andare forte, mancano 2 giri, devo recuperare praticamente un secondo a giro a Sainz. Fucsia nel terzo settore per GM7, incredibile. Attenzione perché ci riprova Albon, non ce la fa, era arrivato scarico di Hertz. Il problema è che Sainz avrà la scia di tutti quelli. Non c'è DRS, però c'è la scia e quindi purtroppo sarà veramente difficile. Poi nel primo settore non recupero nulla. 2.1, anzi perdo qualcosa addirittura forse nel secondo settore. Recupero nel secondo e nel terzo settore recupero tanto.
Però 1,8 ragazzi, 1,7. Attenzione ragazzi, attenzione. Se riusciamo ad andare a punti oggi veramente è incredibile. Si fa festa, eh. Si fa festa, porca miseria. Poi dopo Stroll, poi ci penso io a Stroll ragazzi, eh. Poi ci penso io a Stroll, poi ci penso io a Stroll. Cordolo, 1,5 ragazzi, 1,5, 1,7. Forse ce l'ho, forse ce l'ho, forse ce l'ho, forse ce l'ho, forse ce l'ho. Piano qui, 1,6, 1,3, piano qui in uscita col piede, piano qui in uscita col piede. Attivo subito l'ersa ragazzi, devo attivare sempre l'ersa anche se rischio di perderla però qui in uscita con l'ersa attivo. Ma non mi importa ragazzi, non mi interessa, devo rischiare tutto per niente. Non ho niente da perdere, non ho niente, cioè il tutto per niente, il tutto per tutto. Non ho niente da perdere. Piano, ok. Sì, chi se ne frega, 10 minuti di pioggia, tra un minuto è finita la gara, porca di quella miseria. Che aggiornamento mi fai? 1.1 ragazzi, qui recupero tanto e non penso di avere il colpo adesso perché è molto lontano. Fuchs ancora nel secondo settore per un super GM7 che prova tutto. Sta provando il tutto per tutto ragazzi, GM7 il tutto per tutto. Ah, mamma mia, bella staccata, cioè nel senso frenata, ma ovviamente erano lontani, erano lontani. Ok, ho il colpo sul Sainz ragazzi, ho il colpo sul Sainz nell'ultimo giro. Nell'ultimo giro ho il colpo sul Sainz, non ho fatto il giro veloce, non mi sono migliorato nel terzo settore. Ci sta ragazzi, ci sta, va bene, non fa niente. Ho il colpo su Sainz, se riesco a restare attaccato. Qui perdo sempre qualcosina, però sono 6 decimi. Prima eravamo a 1,8 qua, quindi ho recuperato effettivamente un secondo. Forse anche di più rispetto a prima. Quarta così. Piano, 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 piano. Allora, vediamo se riesco a restare. Cioè, se provo a fare il sorpasso qui su Sainz. Ragazzi, potrei provarci. Attenzione qui. Attivare il GM7. Rischia. Prende tutta quanta la scia. Vediamo, tiro la staccata su Sainz. No, impossibile. Ci ho provato perché poi avrei la staccata anche su Hamilton. Avrei la staccata anche su Hamilton poi, capito? E questo è il fatto, che avrei la staccata su Hamilton. E questa è la cosa. Però mi sa che non riesco a superare Sainz prima. Non riesco, anche se sono molto vicino, eh. Sono molto vicino, ragazzi, sono molto vicino. Però come faccio? Cioè, non c'è modo, devo rischiare veramente tutto. Devo rischiare veramente tutto e passarlo tipo qua. Ma qua è praticamente impossibile. Vediamo se riesco magari ad uscire molto bene qui. Lo tocco quasi. Vediamo se riesco a farlo qui il sorpasso, ragazzi. Potrei farlo qui, però è praticamente impossibile. Perché anche loro comunque sono veloci e sono a scarico di Ers. No, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. No, è impossibile, non ce la faccio. Dentro così, dentro, staccata su Sainz. Solo uno. Vince Leclerc, incredibile. Incredibile, Fuchs nel primo settore comunque per GM7, eh. Ok, un punticino, sono due col giro veloce. Abbiamo fatto praticamente il massimo, ragazzi. Cioè abbiamo fatto veramente il massimo, un weekend orribile. Un weekend quasi maledetto. Ho poco da dire, raga. Ho già detto tutto quello che dovevo dire. Colpa di Stroll, ovviamente. Colpa di Stroll. Ci ha tolto un terzo posto. Ha tolto la vittoria anche a Max Verstappen. Perché Max stava dominando. Cioè aveva tipo 15 secondi di vantaggio. E ha tolto anche il nostro podio. Perché Piastri alla fine ha chiuso quarto, Piastri. E noi eravamo lì attaccati a Piastri. Quindi secondo me il podio era fattibile. Era fattibile, o nella peggiore delle ipotesi un quarto posto. Purtroppo Stroll ha deciso così. Replay, vediamo cosa ha fatto Stroll. Eccolo qui, ha praticamente perso la macchina. Ha perso la macchina in una curva e poi si è piantato lì. Sì, la bandiera rossa mi sembra veramente... No, aspetta, è tornato in pista e forse è andato a sbattere. Cos'è successo? Vediamo un po'. No, torna in pista piano, poi si inserisce e non succede nulla. Quindi perché bandiera rossa? Forse perché colpisce qualcuno? No, non... Aspetta, forse non è finita. Ah, ma all'improvviso decide di piantarsi. Niente, all'improvviso esce di pista e si pianta. E quindi bandiera rossa. Porca vacca, lì c'era la via di fuga. Ma dai, c'era la via di fuga lì. Ma c'erano i box. No, vabbè ragazzi, è clamoroso. Ma questo è da squalifica. Questo è da squalifica dal mondiale. Porca miseria, l'hai fatta apposta. C'erano i box lì. Perché ti sei fermato qui? Bastava che andavi un po' dritto, c'erano i box. Addirittura bandiera rossa. Ma è uno scandalo. Ma si è fuso il motore, ragazzi. Motore in fiamme, raga. Guardate il motore. Motore in fiamme. Allora forse sì, dai. Forse è giustificato, ragazzi. Ok. Però veramente sfortunati, eh. 2 metri più avanti ed era ai box. La prossima gara, signori, sarà in Cina. E ci sarà anche la gara sprint. Chiudiamo con la classifica. 68 Leclerc, Verstappen. E poi Alonso e GM7 a 53. Siamo ancora primi nella classifica costruttori. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Un'altra gara difficile perché in Cina andiamo sempre male. Qui da Marcello è tutto, bella!